Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a giocare a Mini World. Allora, intanto noi non siamo in una casa e non siamo in nessuna parte. No, siamo in qualche parte, sì. Siamo in un castello. Allora, questo mondo è mio e di Giada. Chi non la conosce è mia sorella. Questo qua sarebbe il mio trono, perché questo è il mio castello e l'ho fatto tutto io, ovviamente. Pure il castello di Giada ho fatto perché Giada non ha avuto tempo, io l'ho fatto io. Allora, intanto dovete scrivere nei commenti com'è questo trono, è bellissimo per me. Qua ci sono tutte le mie persone che mi devono dire guardiano, quello, quell'altro, vabbè. Ora vi faccio vedere il mio castello. Allora, qua dentro, con le porte sbloccate, qua ho fatto la mia TV, ovviamente, schermo grandissimo, stragrande. Non so quanti pollici, perché su Mini World non so quanti pollici. Poi, andando qui, qua c'è la mia cucina, strabella, reale, reale cioè per i pro, perché è di diamante, oro, smeraldo, tutto, vabbè, lasciamo stare. Intanto apriamo qua dentro e non c'è niente, come sempre, guardate qua, e non c'è niente, però, devo dire, però lo sapete ragazzi, vediamo se l'avete notato, smeraldo, ok. Io certe volte, se io non mi concentro, non lo dico sempre. Lo dico male, perché prima l'ho detto male, infatti. Vabbè, andiamo. Ok. Qua ci sono le mie guardie, che se le picchi ti uccidono. No, in un colpo, però ti uccide se ti sta vicino. Là, qua ci sono i miei cittadini. E qua dentro ancora mi devono pagare l'affitto. Qua dentro. Guardate, stanno morendo proprio di fame. Guardate quante persone ci sono. E mi dovete pagare l'affitto. Va bene, dai, non me lo pagate solo perché siete donne. Poi, guardate, posso essere pure in survival. Qua le persone sono andate a comprare un po' di cose, perché guarda che c'è scritto: date i soldi a Ettore nel castello. Se non le date, come si chiama? Veramente ho scritto male. Per rete ho scritto e dovrò cacciarla sola. Però volevo scrivere: verrete bannati o cacciati dal mondo di Ettore. Cioè, ora, qua noi, in questo mondo si chiama, ce l'abbiamo scelto io già, da questo mondo si chiama Italia. Che Italia è grande. E qua ci sono soltanto tre cose, il mio castello. E un po' più avanti andiamo e più cose faremo. Intanto, qua tutto pietra per non buttarsi dal mare queste persone che non hanno un cervello normale come noi, perché non capiscono niente. Poi, qua è il mare, perché ovviamente l'Italia, ok. E più là c'è Messina. E quindi, che facciamo? Già una vuole andare a Messina, ma qua devi mettere un blocco molto molto bello, che ho scelto io, che si chiama Oro, è bellissimo il blocco oro. Allora, la facciamo andare, però ora, no, ora ovviamente, ora amore mio, se tu devi andare lì, perderai la vita, perché guardate com'è quella città di Giada, dovete proprio guardarla. Ovviamente se vedete questi cosi buttati nell'acqua sono... Ma sta registrando? Sì. Questi cosi che vedete nell'acqua sono le navi che portano tantissime persone, perché dentro ci sono tante cose, tanti sedili. Ovviamente questo coso qua che ho fatto, questa porta l'ho fatta io, pure quella di diamante l'ho fatta io. Guardate. Ta-da! Però qua dentro si entra, soltanto da Giada si fa. Cioè, l'ho fatto pure io sta cosa. Comunque, in poche parole, Giada non è che ha fatto tante cose. Questo è... Questo, e così si può entrare. Ma ora chiudo, ecco fatto, così non nessuno può entrare. Poi, qua dentro l'ho fatto io per non cadere le persone, perché non capiscono ancora, l'ho detto. E quindi girano e cadono nell'acqua e muoiono, che bello. No, non è vero. I miei cittadini non devono morire, quindi io l'ho protetto di più. Allora, proteggiamo di più qua, perché se no poi davvero cadono, mi dispiace. Perché loro hanno scelto pure di venire nel mio mondo e hanno scelto di comprare una casa e quindi poveretti, mi dispiace. E non devono morire i miei cittadini, perché sono belli al sicuro. Ovviamente nel mio mondo ancora c'è il COVID. Fai finta. Vabbè, c'è il COVID,
Però, visto che l'ho chiusa a chiave, dentro casa sono dentro casa e non succede niente. Vedete come io tratto i miei cittadini? Vedi, se io ero un come si può dire? Questo qua è il trono di Giada che gli ho fatto io, che qua sono gli stessi cosi. A Giada gli ho fatto soltanto il letto e la TV. E poi la cucina, che io so fare queste cucine. Ma questa cucina è pure la mia, l'ho fatto, non so se ve l'ho fatto vedere, ha il forno. Cioè, lo poi metti qua, fai finta un pollo. E lo cucini, però non cucina davvero, per finta, per solo per far vedere queste cose qua. E vabbè, nelle scale, quello dove si sale, si vede da là se qualcuno sta facendo qualche cosa al mondo. Poi questo gliel'ho fatto sempre io, ha già da qualche giorno la mazzo, perché tutto io sto facendo che mondo è suo, che queste cose è mio. Questo qua, vabbè, tutti ho fatto un hotel con tre piani, tutti in questi tre piani sono tutte le cose uguali a queste, quindi non c'è bisogno, lo faccio vedere, perdo soltanto minuti, tempo e tutto. Usciamo, questa qua è la macchina di Giada, la nave senza piede, perché Giada si è minata da qualche parte. Io non voglio fare niente con questo qua, perché vabbè, Giada chiuderà qualche cosa. Io la faccio uscire, la faccio andare a Messina, questa qua. Questa persona voleva stare nel mio mondo, ma ormai vuole stare in Messina. Ecco, quella là è la porta di Giada, che può aprire soltanto lei. Ovviamente qua sotto non si può passare. Cioè, si può passare. Chi l'ha rotto? Chi l'ha rotto? Ora mi incavolo, Giada, di sicuro, Giada. No, vabbè, ma perché mi dovete rompere le cose? Io non so. Vabbè, pur essendo che da qua si può fare così e così, ma io ovviamente di tettone è passato. Va bene, dico che è passato. Ma non potrà manco entrare perché là è tutto chiuso. Dall'altra parte è tutto chiuso. E qua è chiuso con i blocchi indistruttibili, più con la porta. E ora come facciamo? Come fa quella a entrare una persona? Vabbè, penso che si può rompere questo. Ma ci vorrà tempo. Sono già arrivato a vedere quello che stanno rompendo già. Vabbè, Giada, come la sto. Chi ti ha detto di uscire? Se sentite le voci, lasciate stare. Che ci fai tu qua? Come sei uscita? Come sei uscita? Ora muori di fame. Ora vai là. Come sei uscita dal mio mondo? Ora vai. 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 No, 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 vai, vai. Poverina, non mi interessa niente. Vabbè, la porto io. Dai. Portiamola. Che sta per morire, che pur sento che a me non mi interessa. Ah, ma poi posso parlare con lei, bello. Dai, stiamo andando a Messina. Ti piace? Ti piace? Sì. A Messina c'è il coso che si cura. Dai, ora siamo arrivati qui. Tu sarai la prima cittadina vecchia, quella che vuoi. E muori. E muori. Aspetta. Ok, vai. Poverina, non mi interessa proprio niente. Portiamola al castello, perché è lì dove deve andare. Che a me non mi interessa. Voliamo. Ok. Può aspettare qui? Grazie, signora. E ora apriamo. Ti riprendo e andiamo dentro. Può entrare o sei troppo cicciona? Vabbè. Allora, tu ti sedere qua, perché se ti sedi là, meglio. Vabbè, per me ti puoi insettarvelo. Però poggiata. Guardate, povera storca. Muori. Sei uscita dal mondo. Sei una che hai tradito Ettore. Hai tradito Ettore. Muori, che non vali niente. Povera Giada, gli sono venuto. Muori, muori. Ah, poverina, voi dite Ettore, salvala, salvala. Cioè, io gli prendo questo. Ma no, 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 è morta. Ecco. Povera storta. Vabbè, dai, non volevo farla uccidere, anzi, volevo che aspettavo, volevo vedere quello che succedeva, perché quando non ho mai ucciso una persona grande, sempre piccoli, vabbè. Non sono uno che vuole uccidere persone, solo perché ha tradito il mondo di Ettore, cioè Italia, e ha tradito la parte di Ettore che è uscita. Come ha fatto a uscire? Mi ha tradito come cittadino, e quindi non può più tradire. Chi tradisce, grido pure io. Dove andate? No, ah sì, no, no, niente, niente.
Allora, ora vado là e grido nel mio mondo e dico una cosa. Ok, se sveglio a qualcuno, non mi interessa, io comando e quindi posso svegliare chi voglio. Allora, qua. Chi mi tradisce come cittadino, allora verrà ucciso. E lo sai dove vi porto? Devo fare pure una bara. No, puoi morire di fame per me, perché devi andare tu a comprare qualcosa. Allora, tu, bella mia, entrerai qua dentro se vorrei farlo, lo faccio, non ho paura. E poi, se tu vuoi uscire, se tu riesci a uscire un'altra volta da là, facciamo finta, non lo so, se qualcuno esce un'altra volta come quella là che ha fatto una brutta fine, non ti dico come. Se vuoi uscire da là, allora mi dispiace, ma dovrai essere qua. Sleta, eh? Vabbè, deve andare qui. Questo coso. Avete notato che questo coso è tutto grigio? Ma se lo rompete è di tutti i colori, diciamo. Vabbè, dai, vai. Vai, vai a casa tua. Vai nell'hotel, muoviti. Qualcuno ha comprato l'hotel perché sapete che mi dovete dare i soldi. Mi dovete. Non mi vogliono pagare questi. Se volete stare qua, mi dovete pagare. Se no, niente. Qua, poveretti, non possono pagare perché già qua non c'è niente. Vabbè. Andiamo. Allora, voi non dovete disturbare il mio mondo. Sei felice qui? Si sta dicendo sì con la testa, vedete un po'. Allora, dai, diciamo la verità. Io li voglio bene a questi e quindi voglio dare da mangiare. E cosa? Vorrei dargli il pollo. Dov'è il pollo? Carne, tutto cotto. Buono, vero? Ora entriamo qua dentro che si chiama Casa Morte di Fami. E pollo a te. Che capelli ha questo? Oh mio Dio. Quanti cittadini. Uscite, muovete. Uscite. Uscite. Ehi, uscite. No, dal video. No, voi. Uscite. Guarda le nuove pettinature, che belle! Uscite! No, dovete uscire! Tutti, no tutti, qualche 5 persone! Uscite! Uscite! E mi sa che li devo uccidere! Aspettate, mi sa che devo ucciderli! Aspettate un attimo! Ok ragazzi, queste persone che stanno per morire non hanno pagato l'affitto e quindi devono uscire. Uscite e andate in altro mondo perché io non voglio sapere niente. Io, mamma che grossa questa persona, dai, non passa. Ecco ragazzi, sono uscite, povere storte, perché ora non hanno casa. Però, qua se volete potete entrare ma non potete dormire, mi dispiace. Ma fa male vedere queste persone nella strada senza tetto. Però se volete potete rientrare. Ma voi non pagate l'affitto e questo mondo non può modernarsi. Vabbè, sì. Vabbè, dai, entrate. Mi dispiace vedervi senza tetto. Però cacciatevi, scusate. Non ci siete per niente allora. Vabbè, se volete stare qua al fresco, ok. Ma entrate se volete. È tutto aperto, tranne questo. Quello è stato uno shopping da 5 ore. Noi, ragazzi, ci vediamo un nuovo prossimo video domani, se posso. E questo è tutto. E in questo mondo, scrivete nei commenti se vi piace. E allora, ciao!